Oggi vi portiamo con noi sotto questo splendido tramonto con la speranza di insidiare qualche bel cefalopode sottocosta. Inoltre, vi mostreremo una tecnica valida per non far soffrire i cefalopodi una volta pescati, preservandone le carni. Scegliamo le nostre battute di pesca d'edging in base ai fattori climatici. I cefalopodi, infatti, sono maggiormente insidiabili in giornate di mare calmo, con buona visibilità e scarsa corrente. Ci sono molte correnti di pensiero su come pescare ad edging, sulla grandezza degli egli stessi, se pescare con piombo, senza piombo, con 2 grammi, con 10. Ognuno attua svariate tecniche. Noi riteniamo opportuno sondare il fondale in un primo momento con un edge misura 3. Ed iniziamo con un piombo a palla da 10 grammi a perdere, legato con uno spezzone di lenza di diametro inferiore al terminale. Decidiamo di usare questo assetto di pesca perché, anche se il mare all'apparenza è calmo, c'è una leggera corrente fastidiosa laterale. I primi 2 o 3 lanci vanno a vuoto. Se possiamo darvi un consiglio, noi di pesca in mare, valido per questa tecnica di pesca, una volta effettuati 2 o 3 lanci su un posto, non insistete se avete la possibilità di sondare più zone. In quanto, se i cefalopodi sono in caccia, non esiteranno ad attaccare le nostre esche. Quindi proseguiamo per cercare di trovare una buona zona di pesca. Teniamo bene a mente che il movimento che faremo adottare alla totanara in pesca sarà direttamente mirato alle prede che si intendono catturare. Effettuando ampie gercate cercheremo calamari o totani, rimanendo invece a stretto contatto col fondale avremo più chance di catturare seppie o polpi. Per sondare le varie zone di pesca iniziamo con dei lanci di pochi metri, dato che i grandi esemplari possono stazionare in prossimità della banchina nel periodo della deposizione delle uova. L'edging, mirato alle seppie, al contrario dello spinning, è una pesca meno movimentata. La maggior parte delle mangiate le si ottengono sulla totanara completamente ferma, quindi non facciamoci prendere dalla fretta nel recuperare. Spesso l'attesa può ripagare a buon prezzo. Ecco un'ottima preda. In un primo momento mi sembra di aver lamato un polpo per via del suo peso sostenuto, ma poi mi accorgo ben presto di avere a che fare con una bellissima seppia. Recuperiamo senza mai allentare la lenza finché la nostra preda non è assicurata nel guadino. Iscriviti al canale e lascia un like, mi sarai di grande aiuto per creare contenuti come questo. Bella. Se vuoi imparare a pescare polpi da riva, clicca sul link in alto a destra. Non rende molto per via dell'inquadratura ampia, ma è un bellissimo esemplare da 750 grammi che decidiamo di trattenere. Se vogliamo trattenere un cefalopode, prima di riporlo in una busta, utilizziamo una tecnica per porre fine alle sue sofferenze, rendendone anche le carni molto più morbide. Con una mano manteniamo ferma la seppia e sferriamo un colpo ben assestato all'attaccatura della testa. Istantaneamente perderà il suo colore e smetterà di soffrire. Decidiamo di proseguire fin quando diventa buio, per cercare di insidiare qualche calamaro, che di solito predilige molto le fasi finali del tramonto e del buio inoltrato. Noi di pesca in mare il colore degli edgi lo scegliamo in base al giorno e alla notte. Di giorno siamo propensi ad usare colori accesi, tra cui il rosso, l'arancione, il giallo, il viola e il rosa, mentre di notte usiamo colori scuri o molto chiari.
Ciò non nega che possano mangiare su qualsiasi colore e in qualunque momento della giornata, perché i cefalopodi, come molte altre specie marine, possono essere davvero imprevedibili. Il fattore essenziale che ci consente di restare in pesca nel migliore dei modi è la tenuta della corrente. Dobbiamo cercare di padroneggiare il nostro artificiale, anche con una corrente sostenuta, per eseguire una corretta azione di pesca. Se riusciamo a percepire qualsiasi tocca sulla totanara, abbiamo molte più possibilità di successo, perché riusciamo a ferrare al momento giusto. Frama il coppo! Se i nostri edge invece sono in balia della corrente, purtroppo tutto ciò non avviene. Per migliorare la tenuta in corrente e la percezione delle tocche, possiamo aumentare la piombatura della totanara. Possiamo ridurre il trecciato in bobina o usare una canna più sensibile. Seguendo questi accorgimenti aumenteranno anche le catture. Proseguiamo ancora con la speranza che il buio ci regali qualche altra bella preda. Appena il sole cala del tutto, corro verso mio fratello che è un'ottima preda in canna. Calamaro. Alza. Anche questa è una bellissima cattura, un bel calamaro di 4 etti. Decidiamo di trattenere anche questo cefalopode e per non farlo soffrire adottiamo la tecnica usata in precedenza. Rivediamo. Due colpi ben assestati, il primo sulla testa, il secondo appena inizia il corpo. Può sembrare crudele, ma è un procedimento essenziale per evitare la sofferenza del pescato. Tuttavia, noi di pesca in mare consigliamo vivamente di rilasciare gli esemplari contenenti le uova, per facilitarne la riproduzione della specie. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti a Pesca in Mare per rimanere aggiornato a tutti i nuovi video. Ci vediamo presto su Pesca in Mare!